tutti e tutte, mi chiamo Laura Mazzaglia e ho scritto il romanzo Celeste, il soldato e la storia. Celeste è una studentessa universitaria che deve scrivere la sua tesi di laurea. Grazie a un amico riesce ad avere un appuntamento con Francesco, un vecchio signore che da giovane ha combattuto nell'esercito italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. La trama centrale del racconto si basa sul rapporto fra Celeste e Francesco, che evolve fino a diventare un'amicizia profonda fra due persone così diverse per età, per esperienza e per valori di riferimento. Il racconto di Francesco e le sue parole, le reazioni di Celeste e il suo essere una ragazza confusa e innamorata sono seguiti da lontano da uno spettatore silenzioso, la storia. Accanto alle voci dei tre personaggi principali troviamo Lorenzo, il grande amore di Celeste, che si occupa come educatore di una comunità per persone con problemi di disabilità mentale, e Genova, la città che vive nel racconto il suo essere unica, una città che io amo profondamente. Il mio libro nasce dall'idea che due mondi così lontani possono trovare spazio all'interno di una storia. Nasce un po' anche dai ricordi di due persone a me care, mia mamma, che è stata una staffetta partigiana, e mio suocero, che ha combattuto come soldato durante la Seconda Guerra Mondiale nell'esercito italiano. Leggere il mio libro può aiutare a non dimenticare il passato, ma anche a capire quelle che sono le difficoltà del presente, legate ai rapporti d'amore, all'essere diversi e alla solitudine. Leggere il mio libro forse apre una piccola finestra su Genova e un ricordo di un grande poeta, Fabrizio De André. Leggere il mio libro forse aiuta a sospendere il giudizio sulle persone e sulla loro vita. Buona lettura, a presto!